Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Siamo al terzo video, terza parte del video di oggi, ovviamente, ho dovuto spezzettarlo perché abbiamo un video troppo lungo. Abbiamo trovato davvero tantissima roba nei due box, un God Pack, due super rare in quel pack. Non mi posso assolutamente lamentare, davvero. Sono indignato. Lui è indignato, fa bene. Io sono molto contento per il doppio Milata invece. Vabbè, ma lui è con me, quindi è ovvio che sei contento. Lui che magari non lo è, è un po' più scazzato. Niente. Siamo qui con Colossal Warfare. È sempre Colossal Warfare, ma è l'Ultimate Box questo. Voi direte, ma perché sono già aperte? Abbiamo avuto problemi con la spedizione. Quelli di TCG Player, senza fare nomi ovviamente, TCG Player hanno deciso bene di toglierci aprirci i box, togliendo i raccoglitori, che adesso li stanno spedendo giustamente, perché se no gli facciamo causa. Ma in realtà è colpa di TCG Player. Sì. Del venditore, perché non ha avuto colpa il venditore. Ok, sì, no, in pratica c'è stata un'incomprensione tra noi e il venditore. Il venditore ha capito male, ha deciso di togliere tutti quanti i box per farli rientrare nella spedizione, perché sennò veniva a costare 15 euro in più, che lui non voleva mettere, giustamente. $65 di spedizione in più. Comunque, non pensavo interessi questa cosa, però era solo per chiarire perché fosse già aperto. Quindi lui partirebbe dal verde, perché giustamente io partirei da Giro. Fate bim bum bam, ragazzi. No, questi qua si aprono abbastanza facilmente. Madonna, allora, che bello, madonna. Ragazzi, non si può vedere bene, ma ha anche un'aura bianca attorno. Veramente potentissima. Sono potentissima. Fortissimo. Forte. La giocherò nel mio mazzo verde. Bellissimo. Fighissimo, davvero. Imbussalo subito. Possiamo fare gli scambi foil per foil. Qua già si iniziano i taschini per avere tutte le foil. Sì. Poi abbiamo ovviamente i settini. Sì, sì, comunque va bene. Per giocarli. Abbiamo i settini, però i settini per giocarli. Grazie, prego. Beh, direi che è andata bene, no? Ho trovato un God Pack di nuovo. Giren, giusto? Sì, Giren. Che bello, quanto è bello, ed è forte quanto è bello, tra l'altro. Solo 4 più sai. Ragazzi, quando attacca peschi una carta. Se hai 9 o più universo 11 nel tuo cimitero, questa carta guadagna quadruple strike. Ah, non devi rimuoverli? No. Ah, sì, scusa. Ah, ok, devi rimuoverli. La risata è stata spettacolare. Comunque, no, devi mandarli ovviamente al warp. Ah, e quindi bravo, ti sei svegliato. Quadruple strike. Ma l'ha tappato. Ah, e quindi sei un altro che mi farei svegliare molto in fretta. Quadruple strike, molto bene. Bellissimo, personaggio che mi è sempre piaciuto. Ah, sì, swappotto. Drop 2. Solo per... Ah, sì, ovviamente sei 2 vite o meno, però costo 2 swappotto. Cooler. Freezer. Bello Freezer. Freezer veramente veramente figo. Tra l'altro io non l'avevo nemmeno visto negli spoiler questo Freezer. No, neanche io. Però è molto forte. C'è tra l'altro pagliaccio. Pagliaccio che 1003. Cioè 1003. Guarda le prime tre. Se peschi una di queste prime tre, le altre le metti al cimitero. Se mani tutte e tre le carte al cimitero, invece spacchi una carta sul campo in rest mode. Non è malissimo. Esatto, versatilissimo. Poi i playset ovviamente. Di tutto. Per me è finito, possiamo andarci? Per Marco, boh, Marco ti dava solo i Broly, ragazzi. No, in realtà anche i Dabura mi interessano. Ah, sì, perché il suo secondo personaggio preferito è... Sì, il deck preferito è quello con Babidi. Apriamo i token. Vediamo un po' come sono. Quattro... Ma non sono... Ah, ma non sono foil però, ragazzi. Non sono foil, ma scusa, su internet ti compri i foil. Ah, boh. Vabbè, sono questi qua, ragazzi, sono i token. Sono 5 tra l'altro, quindi sì, non male. Quindi il sogno di Enrico si infrange, poverino. Vabbè, se Enrico, vuoi... Enrico che non è in camera purtroppo, non è. Ah, perché ci sto così davanti. Lo so. Ecco, bravo, appoggia la testa sulla sedia. Parlavo. Abbiamo gli Zeno. Sugoi! Zeno! Quanto è forte e quanto è figo. Quanto è forte. Ho già in mente un deck con questa carta. Tanto per cambiare, no? Ho già quanto è forte. Quanto è forte sto topo, maledetto. Allora, o voi che giocate universo 11, non vi siete un po' sporchi con quel Giren e questo topo? Beh, deve evolvere lo scosto un po'. Direi che ci siamo. Sì, no, evolve 1, direi che è fattibile, dai. Non è così sgravo. Mannaggia a te, Bandai. Mannaggia a te. Ah sì, per chi non lo sapesse, Ex Evolve 1, metti tre carte dalla cima del tuo mazzo al cimitero. Barrier, Blocker. Vabbè, 25.000.
quando hai una carta evolve in questa carta, se il tuo leader è un universo 11 e hai 8 più universo 11 cimitero, ce li hai facilmente. Peschi due carte, come se non bastasse, e per la durata del turno questa carta guadagna double strike e critico. Eccolo qua, il leader del mio prossimo max. Penso un po' di tutti i max, perché è veramente figo il forte. Veramente figo. Finalmente un Vegeta che si può giocare, un Vegeta decente. Un secondo Vegeta, però... Sì, un secondo Vegeta. Mi posso mettere un Vegeta che non si ucciderà solo, diciamo. Ragazzi, mamma mia. Ragazzi, mamma mia, quanto è bello. No, ma quanto è bello. Questo qua va dritto nel mazzo che dicevo prima con i Namecciani insieme a Bergamo. Questo non ci interessa. Senza parole. È bellissimo. Non ci interessa, ma è bellissimo. Mamma mia. Questo sarà il mio santino probabilmente, perché io amo Rosé, bellissimo. Notare, piccola chicca di Bandai, grandissimi. Questa è presa direttamente dall'anima, ovviamente, sta scena, veramente, veramente fatta bene. Fighissimo. Fighissimo, davvero. Molto forte, un blocker che puoi scegliere fino a una carta dei tuoi life points e aggiungere alla mano. Non fino, puoi scegliere una carta dei tuoi life points e aggiungere alla mano. Prova le differenze. Se lo fai, se lo fai, scegli fino a una carta del tuo avversario con energy cost pari o uguale alle tue energie che hai in campo, pari o meno, scusate, e lo mandi KO. Qui le differenze, quella la barbarossa e la pelle verde. E qua abbiamo il classico cassettino. Molto molto bene. Vai, partono già gli scambi, e ci si dà pure, ma dai. Certo. Altro leader molto molto forte. Se non sbaglio da 5000 è double strike. Una volta per turno scegli un universo 6 in mano e lo mandi alla drop area. Scegli questa carta e una di un 6 che hai in campo. Guadagna 5000 e double strike per la durata del turno. Direi che non è per niente male. Bellissimo. Fortissimo. Bellissimo. Fortissimo. Bellissimo. Ragazzi, hanno degli artwork che sono veramente spettacolari comunque. Penso le immagini più belle, esatto, che abbiamo visto in questi giochi di carte. E possiamo dirlo quanto li abbiamo pagati? A differenza di quanto... Sì, quanto costeranno probabilmente in Italia? Abbiamo pagato circa 75 euro circa. Direi che non sono per niente male. Qua costeranno sui 100 probabilmente. Direi che, ragazzi, un'altra piccola chicca. Se il mio amico Benji ti fa vedere un attimo qua, si chiamano tutti quanti Explosive Power, perché sono del torneo del potere. Quando fanno, esatto, si... esatto, si potrebbero tutte le forme potenziate dei partecipanti per il potere. L'unico che non ha explosive power nel nome, ovviamente, è Zeno. Il capo dei capi. Ragazzi, beh, ruler of the universe. Esatto. Direi questo, che... questo qua sarebbe praticamente il leader del nostro team di Zeno. Molto forte. Troveremo di sicuro un modo per farci una lista per giocarlo. Non è male. E lo giocheremo tutti forte. Quanti. Forte. In realtà, io ho fatto una lista con questo mazzo. Ovviamente. Sembra ormai un meme, però davvero faccio così tante liste e le provo. La cosa è che è un po' tanto macchinosa, perché devi mettere tutte le carte degli universi. Vabbè, però c'è solo col topo nuovo. Però è tanto lento, è tanto tanto lento. Diversi, esatto. Giocare carte nere che li muovono. È tanto tanto lento, quindi non lo so, non lo so. Quelli. Va bene, comunque ragazzi, penso non ci saranno più unboxing per un po' di tempo, perché direi che con i 4 di Torment of Power, 2 di questi, siamo a posto per un bel po' di tempo. Però inizieremo a portare magari altri contenuti, tipo, che ne so, deck profile. Potremmo fare magari registrazioni per quanto riguarda le partite. Insomma, abbiamo tante idee carine. E mia madre passa la scopa mentre registro. Per fortuna abbiamo finito. Per fortuna abbiamo finito. Quindi, ragazzi, grazie mille. E ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao a tutti, bella. Ciao ciao.